Elena, ricordiamo a Roma in un centro vaccinale in cui si stanno vaccinando bambini. Proprio così, bambini 5-11 anni in questo momento, noi siamo in uno dei centri vaccinali per bambini più grandi di Roma, della ASL 1 in particolare, si arriva addirittura da 200, siete passati ai 300 vaccini al giorno, mi spiegavate prima. Paolo Parente è il nostro uomo, il dottor Paolo Parente, perché sa sempre tutto, te lo assicuro, poi adesso è già stato nostro ospite ed è uno dei coordinatori che si occupa del coordinamento della campagna vaccinale. Io le chiedo, dottore, intanto se ci dice come sta andando questa campagna vaccinale, come stanno rispondendo i genitori, soprattutto perché sono in arrivo domani oltre 4 milioni di dosi, che non sono poche per la vaccinazione dei ragazzi. Allora, innanzitutto è da dire che dobbiamo fare una differenza tra la popolazione, diciamo, under 18, che ha avuto accesso già nei mesi scorsi alla vaccinazione, quindi la popolazione dei 12 ai 18 anni che adesso si trova a dover fare la dose booster, e la popolazione under 12, quindi la popolazione tra i 5 e gli 11 anni. Devo dire la verità, noi ci aspettavamo anche una saturazione della gente, quindi un numero minore di persone. Invece devo dire che almeno nei nostri centri, nel cuore di Roma, i centri sono stati quasi tutti pieni fin dai primi giorni. Quindi stiamo procedendo con la timeline che ci eravamo preposti, e sicuramente si può fare di più, ed è proprio questo il motivo per cui la Regione Lazio ha anche ampliato l'offerta e la sta continuando ad ampliare. Ma proprio farete anche degli open day per i ragazzi 12-19 anni? Sì, faremo degli open day perché tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni possano accedere alla dose booster. Ci sarà proprio questa domenica e probabilmente anche la successiva degli open day per questa popolazione. Nel territorio della nostra azienda ci saranno due soli centri ad accesso open, e invece abbiamo aperto in tutti gli altri centri che hanno questa offerta vaccinale le agende, proprio per permettere al maggior numero di persone di recarsi, di ragazzi tra i 12 e i 18 anni, di recarsi ai centri e di fare la vaccinazione booster. Senta, ci ricordava Elena che state aumentando gli slot, questa è una notizia positiva, dopodiché la campagna vaccinale su questa fascia di età non cammina molto velocemente, anche perché ci sono dei comprensibili, legittimi dubbi da parte dei genitori. I genitori che vengono nei vostri hub e con cui voi col personale medico si interfaccia, quali paure vi pongono? Quali problemi vogliono che risolviate dal punto di vista delle spiegazioni sanitarie? Beh, in realtà le problematiche sono più o meno quelle che portavano all'attenzione anche persone di età maggiore, quindi quali sono le implicazioni sulla salute del vaccino nel breve termine e nel lungo termine, quali le reazioni avverse possibili, quali naturalmente gli effetti e i benefici che il vaccino può dare rispetto ai rischi. E di conseguenza sempre tenuto conto innanzitutto di una campagna che ha permesso la vaccinazione di miliardi di persone fino ad oggi e che ha portato anche a dei risultati oggettivamente positivi su tanti degli aspetti che dicevate prima, noi cerchiamo innanzitutto di tranquillizzarli, perché ciò che si sta facendo è semplicemente dare un'opportunità in termini di prevenzione, di riduzione dei rischi collegati al Covid. Grazie dottore per essere stato con noi. Buon lavoro a lei e a tutta l'equipe. Grazie, è un piacere, come sempre. Grazie a voi. A Elena Testi, che ci racconta le varie realtà del territorio italiano, come ci stiamo approcciando alla vaccinazione e come prosegue la campagna. Vediamo cosa